responsabilità sociale è appunto essere a fianco della comunità per cercare di insieme costruire servizi che possano dare risposte ai bisogni della popolazione, servizi tradizionali come servizi innovativi. La responsabilità sociale è sapere che queste risposte devono essere garantite a tutti i cittadini. La responsabilità sociale che Libellula ha messo in campo in tutti questi anni, beh, innanzitutto aver costruito posti di lavoro tutelati, quindi posti di lavoro con contratti regolari, e in ultimo, nell'ultimo periodo, la responsabilità che noi ci sentiamo molto forte è quella dell'aver aperto un servizio come l'Albergo Etico in collaborazione con la cooperativa Download di Asti per creare posti di lavoro anche per persone disabili. La selezione dei disabili avviene in diverse maniere: o abbiamo dei contatti con la pubblica amministrazione, con la regione che ci contatta per capire se abbiamo l'opportunità di inserire dei ragazzi nei nostri percorsi formativi, abbiamo dei rapporti di collaborazione con altre cooperative che si occupano di disabilità e con le quali costruiamo appunto delle sinergie per poter inserire i ragazzi, e poi anche con la nostra socia di Asti, quindi con la cooperativa Download, arrivano ragazzi anche da fuori valle. Abbiamo sperimentato in questi anni in cui abbiamo aperto il nostro progetto che le persone disabili e le persone fragili sono un valore aggiunto all'interno della nostra realtà. Da una parte ci sono studi che dimostrano che avere delle persone disabili all'interno di un'equipe migliora la produttività di tutta l'equipe, e allo stesso tempo per noi è questo valore aggiunto intanto di riuscire a garantire dei posti di lavoro, ma soprattutto di riuscire a includere e a mettere insieme le diverse professionalità e diventare noi occasione di crescita per tutte queste persone che si avvicinano al nostro progetto. Roxana è una ragazza che vede il lavoro, e già questo è un valore aggiunto che lei porta all'interno della nostra organizzazione. Lavorare con Roxana è avere la sicurezza di una persona capace, competente, affidabile, che si rimette anche in discussione. In alcuni momenti Roxana ha le sue fatiche che condivide e che per le quali va supportata, però Roxana ha sicuramente una marcia in più. Ogni ragazzo che passa nel progetto porta la sua storia, porta il suo vissuto, porta i suoi talenti, e i suoi talenti diventano patrimonio dell'organizzazione, patrimonio dell'azienda, dell'albergo. Quindi ogni ragazzo ha lasciato e lascia e lascerà un segno nel nostro percorso. In alcuni casi sono segni che rimangono nel tempo, perché comunque sono ragazzi che vengono assunti e che rimangono con noi. In altri casi sono segni che ci permettono di riguardarci, di riguardare l'organizzazione e di riguardare anche il nostro modo di operare insieme a loro.